Ciao a tutti ragazzi, sono Yume-chan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi avete letto nel titolo qua sotto andrò a fare un video legato al periodo natalizio. E da come avrete letto nel titolo qua sotto, oggi parlerò di anime e dei consigli di anime che ho trovato su internet, diciamo, degli episodi legati al Natale più un film di animazione tipicamente natalizio, che non conoscevo e che ho apprezzato veramente tanto. Perché rappresenta temi come la famiglia, l'amore, i miracoli e il perdono, quindi qualcosa di veramente stupendo e proprio legato a questo periodo. E pensavo infatti oggi di farvi questa tipologia di video e nel prossimo, diciamo, una piccola seconda parte riguardante i manga. Pensavo di dividerli in generi, di darvi magari un consiglio su due manga shoujo, due manga seinen, josei e così via. E quindi oggi inizio col parlarvi di Sailor Moon S, The Movie, film Il cristallo del cuore. Perché consiglio questo movie durante questo periodo natalizio? Perché questo movie è qualcosa di veramente dolcissimo. Vediamo la nostra gattina Luna innamorata di un essere umano che poi, grazie a Sailor Moon, riuscirà a trasformarsi per un piccolo lasso di tempo in umana. Vi dico un po' che parole la trama per chi non lo conoscesse. Una misteriosa entità aliena si sta dirigendo verso la Terra con l'intenzione di congelarla. E un cristallo utile a questo scopo viene perso e ritrovato da un umano che è Kakeru Zora, un giovane astronomo però di salute cagionevole, che era diventato amico della gattina Luna perché era riuscito a salvarle la vita. Però purtroppo la vicinanza di questo cristallo fa precipitare ulteriormente la salute di questo ragazzo. E Luna decide di aiutarlo con l'aiuto delle guerriere Sailor. Però, tra l'altro, anche loro sono molto impegnate a sconfiggere le terribili Snow Dancers. E l'entità che vuole distruggere la Terra è proprio la cometa osservata da Kakeru, e la Princess No Kaiyura, che era già respinta parecchio tempo fa dal Silver Millennium dal potere del cristallo d'argento. Diciamo che consiglio questo movie perché lo trovo veramente romantico e dolce. Proprio come il periodo natalizio. Un altro di cui vado a parlare è Toradora. In questo sono tre episodi, l'episodio 17, 18 e 19. Il 17 si chiama Mercurio retrograda a Natale, il 18 sotto l'albero e il 19 festa nella notte santa. Praticamente in questi tre episodi vediamo che Natale ha effetto su Taiga. La classe ha deciso di organizzare una festa per la vigilia di Natale. E Taiga viene nominata leader del comitato per i preparativi. E tutti infatti i tre episodi sono narrati infatti sotto il periodo natalizio. Quindi vedremo che cosa succederà. Tre episodi veramente dolci e romantici, tra i quali diversi protagonisti si rendono conto dei loro sentimenti. L'altro anime di cui vado a parlare è l'episodio numero 26 di Sugar Sugar. Si chiama Una dichiarazione sotto le stelle e il piano di cioccolato. E anche in questo episodio troviamo il tema natalizio e ogni anno si organizza a turno una festa di Natale e quest'anno tocca a Vanilla Chocolat. Vanilla Chocolat. E Chocolat si rende conto che una sua compagna è innamorata di un ragazzo ma non riesce a confessarle il suo amore. E così la nostra protagonista decide di preparare ad entrambi una sorpresa, invitandoli entrambi alla festa. E tra luci colorate, magia e lo spirito natalizio, i due ragazzi riusciranno a confessarsi il loro amore. E tra l'altro anche la nostra Chocolat si renderà ancora più conto dei sentimenti che prova per Pierre. Un episodio veramente dolcissimo che consiglio veramente tanto agli amanti del genere shoujo di Sugar Sugar. E questo infatti vi faccio vedere Sugar Sugar Run per chi volesse prendere il manga. E poi vi vado a parlare di un anime veramente dolcissimo, però per chi non lo conoscesse, vi scrivo brevemente la trama. Candy Candy. Io la conosco perché ho apprezzato tantissimo anche Giorgi, perché infatti di Yumiko Yagarashi. E praticamente Candy è un cartone molto triste, però è veramente dà dei sentimenti, delle sensazioni di dolcezza, innocenza. E tra l'altro anche proprio l'episodio di cui vado a parlare, che è veramente qualcosa di particolare, mi ha colpito molto. E Candy è una ragazza che è stata abbandonata quando era in fasce fuori in un orfanotrofio. E sua Maria e Miss Pony, che sono due persone che gestiscono l'orfanotrofio, sentono un pianto provenire da fuori. E
e vedono la bambina e decidono di tenerla con sé. E la decidono di chiamarla Candy. È un anime che consiglio veramente tanto, lo troverete molto triste per chi lo vedesse per la prima volta, ma ve lo straconsiglio perché vediamo come una bambina che nonostante le succedano quasi sempre cose brutte, riesca a tirarsi su col morale ogni volta. Quindi è una serie che è stata prodotta dalla Tomei Animation a partire dal 1976 e riprende lo shoujo manga, come dicevo, di Yumiko Yagarashi, che è questo, ed è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 1980. Quindi un manga veramente dolcissimo che per me, almeno ve lo straconsiglio, vale la pena di essere visto. E oggi vi vado infatti a parlare dell'episodio 27. Allora, in questo episodio siamo vicini alle festività natalizie, però purtroppo giunge senza preavviso la notizia che il legittimo proprietario del terreno in cui sorge l'orfanotrofio ha intenzione di sfrattarli. E allora la nostra Candy ha un'idea e porta gli orfani a casa del proprietario vestiti da angeli, e ognuno di loro dovrà dargli un bacio come regalo di Natale. E diciamo che neanche il più spietato è in grado di resistere a tanta dolcezza e innocenza. Quindi non so come descrivere la dolcezza di questo episodio e di Candy stessa, perché è una bambina veramente dolcissima. E come Georgie, il manga parte con lei da piccola e poi crescerà. Sono diversi episodi anche quelli, penso che li troverete tranquillamente su YouTube. Mentre il manga, questo l'ho preso a Lucca Comics e sono diversi numeri anche questi, che tra l'altro non so ancora se si possono trovare tutti. Questa è la prima edizione e non è più stata portata in Italia, in un'altra versione purtroppo, che mi sarebbe molto piaciuta rivederla e di poter rileggerla. Un altro anime di cui vi vado a parlare è Piccoli problemi di cuore. E qui la vigilia di Natale viene narrata nel Marmalade Boy numero 3, invece nell'anime viene parlata nell'episodio 40 e 41 e si chiama Una movimentata vigilia di Natale. È la vigilia di Natale e Miki viene invitata da Alessandro ad un concerto in un bar e Yui la deve raggiungere, ma riceve una chiamata dalla madre di Angela e quest'ultima ha avuto un incidente e decide così di correre in ospedale, lasciando Miki da sola. Intanto Ginter e Rimir passano il Natale insieme e mentre Steve torna alla carica vestito da Babbo Natale invita Mary a ballare e facendola divertire. Angela riesce a riprendere conoscenza, Yui torna a casa da Miki e finalmente i due possono scambiarsi i regali di Natale. Quindi soprattutto mi ha colpito molto il regalo che Yui fa alla nostra protagonista Miki, qualcosa di veramente stupendo, un albero fatto con il vetro. Poi un altro di cui vado a parlare, ma questo è molto famoso, è Rossana, la vigilia di Natale, l'episodio numero 38. Che qui viene parlato nel volume numero 4, penso sia famoso il bacio che il nostro Eric dà a Rossana durante il periodo natalizio. Si scambiano i regali e lui molto imbarazzato verso di lei, lei molto ingenua, riesce a esprimere i suoi sentimenti in qualche modo, anche se la nostra protagonista non li afferra del tutto. Quindi per chi lo volesse rivedere è un episodio veramente dolcissimo legato al periodo di Natale che io apprezzo sempre tanto. Diciamo che Rossana è un ricordo della mia infanzia, quindi rivederlo mi dà sempre dei sentimenti di gioia e di nostalgia allo stesso tempo. E questi diciamo che erano gli anime che vi vado a consigliare. E per ultimi vi vado a parlare di alcuni film di animazione. Vado a parlare proprio il film di animazione che è Tokyo Ghostbusters. E perché consiglio tantissimo questo film di animazione? Perché rappresenta temi come la famiglia, l'amore, i miracoli e il perdono, cosa che ho apprezzato veramente tanto, il modo in cui vengono rappresentati. La trama parla di tre senza tetto che trovano per caso una bambina alla vigilia di Natale abbandonata. I tre invece di portarla alla polizia decidono di portare direttamente la bambina ai suoi genitori. E tra la notte di Natale e Capodanno vivranno diverse avventure. Il giardino delle parole, tra l'altro trovate tranquillamente anche il film su YouTube. Io l'ho visto poco tempo fa e devo dire che per il periodo natalizio ci sta a pennello,
perché vengono narrate la storia di una ragazza adulta e di un ragazzo durante il periodo dell'adolescenza che si incontrano in questo giardino e riescono a esprimersi i loro sentimenti, le loro paure e piano piano si avvicinano e si aiutano l'uno con l'altro. Quindi un anime, un film d'animazione che consiglio veramente tanto durante il periodo natalizio. E chi volesse naturalmente poi prendersi anche il manga, perché anche questo è qualcosa di stupendo. Poi sempre per quanto riguarda i film di animazione, vi vado a consigliare 4. Allora, uno è I sospiri del mio cuore, Quando c'era Mali e il mio vicino Totoro e Marmalade Boy, però uno speciale, sempre riguardante Marmalade Boy, infatti inizio da lui, quello stesso giorno a casa di lui. Praticamente è un episodio mai visto in TV, infatti inedito. E immaginate che una mattina i vostri genitori vi chiamino e con assoluta leggerezza vi comunichino che intendono divorziare. Ma i genitori di Mickey non si sono fermati qui, divorzieranno e si risposeranno con i rispettivi partner di un'altra coppia, andando a vivere tutti insieme sotto lo stesso tetto, incluso Yu, il figlio dell'altra famiglia. Vi sembra di conoscere questa storia? Forse sì, però finora l'avete sempre sentita raccontare dalla parte della famiglia di Mickey. Ma cosa è accaduto quello stesso giorno a casa di Yu? Quindi lo vedremo dalla parte della famiglia di Yu. Quindi qualcosa di veramente stupendo, come pure le canzoni all'interno, che mi sono piaciute veramente tanto. I disegni sono veramente qualcosa di spettacolare, è ben realizzato. E come vedete il nostro Yu conoscerà piano piano la nostra Miki. Ti ho consigliato questo film, tra l'altro dentro, per chi avesse potuto prendere questo DVD, e troviamo i vari personaggi, la loro storia, chi sono, che cosa hanno fatto, e questo è il DVD, veramente qualcosa di stupendo. Un altro che vi straconsiglio è I sospiri del mio cuore, non so per chi lo conoscesse, sempre dello studio Ghibli. E Shizuku è un adolescente che con la passione per la scrittura. Un giorno si accorge che tutti i libri che sceglie in biblioteca sono stati presi precedentemente sempre dalla stessa persona. Una casualità la lascia pensare che si tratti di Seiji, un ragazzo che trova antipatico e dispettoso. È davvero possibile che sia proprio lui il misterioso lettore? Un curioso gatto che viaggia indisturbato in metropolitana l'aiuterà a scoprire di più sulla vita di Seiji e sul sorprendente negozio di suo nonno. Io adoro tantissimo il negozio del nonno e ve la consiglio tantissimo perché, infatti, come dice qui, una nuova storia d'amore e magia scritta dal maestro Hayao Miyazaki. Amore e magia che si uniscono. Quindi veramente consigliato durante questo periodo natalizio. Qui vado a consigliare, che ve l'ho già parlato nel video acquisti, e Quando c'era Marley. Ve lo riconsiglio perché è veramente qualcosa di stupendo. La storia che riguarda le nostre protagoniste femminili, che sono Marley e Anna, e soprattutto cosa c'è dietro il passato di Marley, che in fondo ho apprezzato molto come viene narrato e la dolcezza infinita che ha questa ragazza nei confronti di Anna. E per ultimo, ma non certo per importanza, beh, questo è un, penso sia molto famoso, insieme al Castello Errante di Howl, che vi straconsiglio, e il mio vicino Totoro. Quindi sono questi due, diciamo, di cui ci ho già parlato, che ve li straconsiglio durante questo periodo natalizio. Totoro per la dolcezza e la pucciosità, diciamo, che ha questo personaggio, e questo per l'amicizia veramente forte che lega queste due ragazze, e poi scoprirete perché. E questo invece per la magia e la dolcezza allo stesso tempo, e Marmalade Boy perché, per chi volesse vedere un episodio mai visto in TV. Bene, detto questo, spero che questo video vi sia stato utile. Il prossimo, come dicevo, sarà riguardante manga, quindi fatemi sapere con un commento qua sotto se vi potrebbe piacere l'idea. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!